Tanti perché affliggono il mondo colpito dal Covid? Perché è successo? Perché ci si è ammalati? Perché ho perso una persona cara? Domande esistenziali che possiamo estendere ad altri momenti, ad altre epoche, ad altre tragedie. Quando l'uomo ha paura si sente piccolo e le domande esistenziali cominciano a fare breccia nel cuore e nella mente. A quelle, riconosce Monsignor Delpini, ospite dell'ospedale di Varese per rendere omaggio ai caduti, è impossibile trovare risposta, perciò bisogna dare un senso diverso alla parola, un senso amichevole e amicale che l'arcivescovo riassume in cinque passaggi rivolgendosi agli operatori sanitari. Preghiamo, riflettiamo, speriamo, prendiamoci cura dell'altro e infine. Grazie, grazie, soprattutto negli ospedali, questa è una parola doverosa perché lo sforzo affrontato, i pericoli attraversati, il peso del lavoro e tutto quello che questa situazione ha chiesto di cambiare nella vita di chi lavora in ospedale. Ecco, a me sembra di vedere in questo luogo come gente che ha fatto il suo dovere come l'ha sempre fatto prima, però in un contesto così drammatico come questo sembra che abbia trovato dentro di sé come una naturale predisposizione, diciamo, all'eroismo, ecco, senza troppa retorica, però come se uno fosse già predisposto a dire ci sono dei momenti in cui bisogna affrontare, bisogna farsi avanti, bisogna superare le paure, non bisogna risparmiarsi. Particolarmente sentito l'intervento del direttore generale, comandante infaticabile di una guerra di trincea dolorosa e logorante, che a medici e infermieri dice: "Non posso immaginare cosa ciascuno di voi abbia provato lì, accanto a quella sofferenza e a quelle morti, ma una cosa la so per certo, il cambiamento c'è stato e ne faremo tesoro." Con cambiamento mi riferisco al nostro stesso modo di intendere e rapportarci alla vita. Le donne e gli uomini di questa grande azienda non sono già più gli stessi. La loro crescita non è stata solo professionale, ma umana, e a prescindere dalla fede di ognuno, spirituale. Sono donne e uomini che l'emergenza ha reso più forti e più fragili, più decisi e più rispettosi, più competenti e più prudenti, più duri nei confronti di chi dimostra di non aver capito e più sensibili verso chi è fragile o ha bisogno. Questa crisi una cosa ha avuto di positivo. Ha fatto sì che emergesse con forza tutto il buono che albergava in loro.